Lui per prima cosa, visto che eravamo sulla spiaggia, eravamo in costume da bagno, vide il mio numero tatuato sul braccio e mi disse: "Io so che cos'è quel numero, tu devi avere molto sofferto." Lei è Liliana Segre, ebrea, sopravvissuta ad Auschwitz e oggi senatrice a vita. Aveva solo 18 anni allora. Lui, Alfredo Belli Paci, è l'uomo che diventerà suo marito. Fu un modo così dolce di accostarsi a me che ero come un animale ferito e temevo moltissimo, prima di incontrare lui, di non riuscire a sopportare di nuovo una vita cosiddetta normale, perché per me non era mai normale, bastava un cane lupo, bastava un fuoco acceso, bastava un turista tedesco che mi passava vicino per rimettermi dentro a quell'inferno da cui in realtà ero uscita. Soprattutto mi mancava l'amore. Alfredo Belli Paci aveva 28 anni, era laureato in giurisprudenza ed era stato deportato in campo di concentramento per non avere voluto aderire alla Repubblica di Salò. Poi mi disse: perché anch'io sono stato in 7 campi diversi. Perché io sono stato un IMI, uno di quegli internati militari italiani che all'8 settembre, lui si trovava in Grecia, era ufficiale, furono disarmati dai tedeschi e avviati come noi ai campi. Ma lui disse, anche quando i nostri figli diventarono grandi, non parliamo di me, perché di fronte a quello che ha avuto la mamma non c'è paragone. Liliana Segre attribuisce al marito la sua rinascita dopo l'orrore vissuto ad Auschwitz e lui le restò sempre vicino anche quando lei decise, compiuti i 60 anni, di diventare una testimone della Shoah. Ho detto: va bene, se è questo quello che vuoi, tu sai che poi torni a casa da me. E in effetti lui era qui a dirmi: amore mio, e questo è stato molto importante. E io non volevo che venisse a sentirmi, perché quelle rare volte che è venuto, pochissime, 2, 3 massimo, non lo potevo vedere perché piangeva tutto il tempo e impedendomi anche di essere così, diciamo, sciolta come avrei voluto essere e non in lacrime. Liliana Segre è ebrea. Alfredo Belli Paci, morto 10 anni fa, era cattolico, profondamente segnato dalla fede della madre. Pregava sempre così tanto perché il suo figlio si riavvicinasse alla fede che quando mia suocera è morta, mio marito ha cominciato a frequentare molto di più la chiesa, a pregare, e poi mi diceva sempre questa frase, me l'ha detta fino in ultimo: io ho fede, tu no, io sono più vecchio, vado prima di te e pregherò per te. Diceva sempre così.